Hello? Oggi funziona? Ci siamo? Cos'è questa luce? C'ho la finestra aperta. Non ho nessuna luce accesa, è soltanto quello che entra dalla finestra. Sì, c'è un motivo perché è diversa. Hai visto il trailer del nuovo Kingdom Hearts? No? C'è stato un trailer di Kingdom Hearts? Domani si vede l'entry Pokémon? No. Non deve cominciare ieri. Ieri abbiamo avuto problemi perché Twitch non funzionava. Domani non c'è Pokémon. E che cazzo annunciano domani di Pokémon? Non sa cosa è DLC, spero, perché DLC esce il giorno dopo. Non è uscito un trailer del nuovo Kingdom Hearts, davvero? Ah! Cazzo, ci ho azzeccato comunque. Adesso ho guardato sotto la copertina. Mi rendo partecipi in 2 secondi. Ho guardato soltanto la copertina. Vi ricordate quando ieri ho detto... Ho visto solo questa e non so nient'altro per il momento. Ci ho azzeccato il discorso che con Kyle come protagonista è ambientato nel periodo di mezzo tra Remind e Kingdom Hearts 3. Perché da questa immagine qua direi di sì, però forse sono sbagliato. Non è detto. Mi ha dato questa idea qua, potrebbe esserci mille ragioni perché è così. Non l'ho mai visto, quindi guardiamolo. Kingdom Hearts Series 初の Rhythm Action Game が登場! Ha! Oh shit! È un rhythm game! 収録楽曲は140曲以上! Non riescono a fare giochi... con la logica. La domanda è, sarà importante per la storia o lo posso skippare? Perché c'era una cutscene, come copertina c'era una cutscene. Kingdom Hearts, Melody of Memory. Tadori tsuku sekai ga kochira gawa no hikari demo yami demo naku ura gawa no sekai datta baai 見つけ出すのは容易ではなくなる。あなたのせいで私の運命を翻弄され、私の力が足りないせいで、みんなや空が傷ついた。今目の前にいるあなたが、たとえ記憶や幻であっても、私はあなたを許さない。2020. Quindi è un gioco rhythm game con come premio della cosa una cutscene relativa a altri punti della serie. Ok. Tanto è pure probabile con questo, soltanto con questo tre qua abbiamo dato il copy. Attimo un secondo che finisco di accendere le luci. Huh. Huh.
Cioè, hanno infiato per fatelo acquistare. Eh sì, ma per quale motivo? Che cazzo? Chi è che ha avuto come idea del tipo, sai cosa deve essere il nuovo gioco di Kingdom Hearts? Un rhythm game. Cioè, a me piacciono anche i rhythm game, lo sapete, ne ho giocati un sacco anche in live. Però perché? Per quale motivo? Perché non seguire l'evento dei Pokémon? Perché non voglio avere spoiler. Non voglio sapere niente. Non l'ho fatto per te. Ma mi sembra il rhythm game più banale e classico e noioso del mondo, onestamente. Già solo da questa cosa qua, mi sembra di un classico incredibile. Cioè, se voglio giocare a... a un gioco del genere, c'è già chi t'arriva, dai. E me lo fa pure con la canzone. Ma fai quelle canzoni tristi. E il fatto è questo. Ti mostrano... scende il gioco anche dei giochi passati, perché tipo qua c'è 2358. Hai Moon Disney e roba simile. Ma vuol dire che tra una scena e l'altra sblocchi queste cose qua? Ci sarà una logica con cui le sblocchi oppure è soltanto a merda così per costringere la gente a comprare sto gioco? Perché a momento tale mi sembra così. Non so, c'è una giustificazione del tipo Sora che viaggia in queste cose qua, non lo so. Comunque potrebbe essere ancora sensato il discorso che se la K e la S si toccano vuol dire che non controlli Sora, perché per quanto è gameplay è con Sora... forse non c'entra un cazzo con la storia, quindi potrebbe comunque avere senso. Se non è questo il motivo, potrebbe essere... boh, non lo so. È una casualità in passato, forse. Quella è la ragazza che cercano Axel e Sykes. Questa? Sembra il maestro dei maestri. Volete teorie? Volete teorie? Ho capito! Ok. Sapete cos'è questa scena? Kuchiragawa no hikari demo yami demo naku uragawa no sekai datta baai mitsukedasu. Secondo me questa scena è appunto questo. Vabbè che si vede anche. Però è questo, è lui che probabilmente prende la ragazza e la scopre qua dentro in qualche modo. Il problema è che non ha senso. Malefica non viaggia così. Retcon, vai. Per il momento dico retcon. Perché sei all'altezza di un Heartless? È cara bambina questa qua? È cara bambina questa qua. È quando... giovane Xehanort la prende e la manda su Destiny Islands. Qua sarà l'arco narrativo appunto tra Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts Remind. Quando Kairi si mette a dormire. E probabilmente dopo quando arriva Riku è perché Riku si ricollega col discorso dei suoi sogni. Il distanza, come cazzo si diceva? Il confine tra sogno e mondo finale è sottile e spesso si sovrappone, quindi lui riesce a raggiungere in questo modo qua. E qua ci trova lui. C'entra con Yozora? Sappiamo che lui in qualche modo c'entra perché compare nel finale segreto di Kingdom Hearts 3 nel mondo di Yozora. Cosa andrà storto? Cos'è il sondaggio? Cosa andrà storto in questa live? Piantina stacca luce, psicognomo banna tutti, Gabriel si fa bannare, Chop distrugge la Switch e Digio picchia Gabriel. Grave si fa bannare con Nier Automata, non è impossibile, dai. Non so il giapponese però, c'è in inglese? Japanese. Sa che ci sono in giapponese per il momento. Ah, ci hanno mostrato pure altro? Cos'è sta cosa? C'è qualcosa qua anche. Su Twitter c'è. Però sarà fan made ovviamente.
chi non lo sa il giapponese. Potevo controllare se c'erano sottotitoli. Non è questo? Kingdom Hearts 2020. Wow, incredibile, pazzesco. Sono così in hype per i giochi. Per nulla. L'orchestra non... copyright subito. Questa è Union Cross. No, informazioni di Union Cross. Cose che succederanno. Questi sono cutscene che abbiamo già visto in passato. Questo è stato il più recente update. Giapponese. Non internazionale. Roba già vista questa qua. Comunque per la gente che è preoccupata che i giochi di Kingdom Hearts non sarebbero... Oh, questo è nuovo. I giochi di Kingdom Hearts non sarebbero usciti più tanto spesso. Non è una preoccupazione. Hanno avuto tanto questa pausa in mezzo. Snapper, grazie al momento con Prime per 3 mesi. Alla prima di bronzo. Non voglio il copyright. Ok, qua poi inizia Dark Road. Finalmente una nuova piuma. Anche se sono sempre... Anche se non sempre seguiti in live, le recupero tutte. Quindi grazie per tenermi sempre compagnia. Grazie a te. Si chiama Melody of Memory. Sì, sì, quello lo so. Lo sì, guarda un attimo qua. La motivazione del perché Xenoth diventa il Seeker of Darkness. Questa è tipo la cazzo iniziale del gioco, immagino. Bella sta canzone. E qua ci sono gli altri. Sono quella piccolina è una femmina, non lo so. Credo di sì. Sono 4 maschi e 2 femmine. Cioè, perché il fatto è questo. Soggetto X. Perché è giovane. Mi ricordo, cos'è, ha 4 amici. Perché se non diventa cattivo, I have no fucking idea. Cioè, con il fatto che se ci sono altri personaggi che compaiono, possono essere loro tirati in mezzo alle teorie. Proprio come Yozora o gli altri personaggi. Stella di Yozora, come cazzo si chiama. Era Stella senza nome alla fine. A me, dal gameplay, non conoscendo Union Cross, il gameplay mi sembra uguale. No, non ci sono le medaglie che sono tonde, ci sono le carte che sono quadrate. Forse puoi scegliere tra 5 invece che scegliere tra una e spammarla. Però non mi sembra troppo diverso. Ok, questo è Viaggio nel Tempo. Il logo fa cagare il cazzo. È una merda. Kingdom Hearts 3 soundtrack. Vabbè. Questo è il nuovo gioco. Perché di tutte le cose un rhythm game? Oddio. Vabbè. Non ci sono i sottotitoli, vero? Ho sperato. Ah! Perché c'è questo? Letteralmente recode 2. È probabile. Sapete che molto probabilmente il gameplay si collega alla storia appunto in un modo alla coded, come ha detto lui. Tipo Kairi che attraverso la macchina del computer di Ansem il saggio accedono a un mondo di dati che gli permette di ottenere le memorie e quindi in questo modo può entrare nel mondo finale. Sure. Ha senso. Perché no? Perché c'è questo? Dai. Quanti frame? Qua. Mind blow. Io mi aspettavo Nier, lo giochiamo dopo. Iniziamo Nier in mezzo. Perché c'è quella cosa che rappresenta il suo cuore? Perché lei risveglia qualcuno a sua volta? Non sappiamo che aspetto potesse avere nel mondo finale Kai quando è stata sconfitta. Quindi forse può risvegliare qualcun altro, tipo la stella senza nome. Altri personaggi non conosciamo. Non fate domanda, tanto tutto imprevedibile.
Io ho provato a fare teorie, molto, molto spesso, anche se ci sono basi, sono sensate, la storia non ha senso, quindi... Però poi devo fare una teoria dove non c'è nessuna base ed è completamente insensato. Devo pensare soltanto con la logica più stupida possibile. Vedete, qua c'è Riku. Riku sappiamo che alla fine di Remind arriva Messie Bibidi Bobidi Boo, che gli dice: ah, il segreto sono i tuoi sogni. E lui ci può arrivare qua tecnicamente attraverso i sogni, probabilmente. È un nuovo trailer oppure uno vecchio? È il nuovo gioco di Kingdom Hearts. Perché non mettere questa scena in Kingdom Hearts 3? Per metterla in Melody of Memory. Qua è compare Sora, ma perché? E poi ti dicono: ah, devi comprarlo Melody of Memory, perché sennò non vedi la faccia del maestro dei maestri. Vabbè, ragazzi. Ah, no, non c'è nient'altro. Tanto invertita questa immagine qua. E lei lo combatte? Cioè, infatti, questo. La cosa che mi dispiace è che se esce anche su Switch, perché se non sbaglio ho visto che è anche per Switch, il gameplay non potrà, credo, mai essere quello di Kingdom Hearts 3. Quindi, per quanto anche il gioco base sia così, non hai neanche la possibilità di avere tipo un'occasione in cui c'hai il gameplay alla Kingdom Hearts 3 e puoi fare una boss fight con il maestro dei maestri combattendo con Kari. Non è un'opzione. A meno che lo facciano, però a quel punto... Minchia, sei strano, due gameplay differenti in un singolo gioco. Con due grafiche diverse. Sì, anche Nintendo Switch. Superground è bello, mi piace. Cosa principale che è tratta fuori da questo trailer? Combatti a suon di musica, eh no. Cazzo, è vero? Spero di no. Io ho fatto il moveset, il gameplay e tutto in Kingdom Hearts 3. Non posso non mettere, cioè, non posso buttarlo via subito. Dai. Speriamo. Non c'è in inglese? No, questo 2020 per Kingdom Hearts non è che mi stia facendo impazzire con Dark Road e Melody of Memory. Quindi Dark Road e Kingdom Hearts 11, Melody of Memory del 12, va bene. Su Twitter qualcuno ha tradotto in inglese. Prova a cercare un attimo. Cioè, non so quanto mi interessa, che tanto anche se so cosa dicono non mi cambia nulla. Kingdom Hearts Melody of Memory. English translated. English translation. Su dei piedi mi ha scritto una traduzione. Vabbè. Kingdom Hearts avrebbe dovuto rimanere un GDR action se sulle console. La gente si aspettava che, appunto, adesso, visto che non ci sono più console strane in cui metterlo, tenevano il gameplay di Kingdom Hearts 3. E invece non ce la fanno proprio. Perché ci stanno mettendo così tanto per punti del canale? Perché non c'è tempo per farlo. E di che speravo per un Kingdom Hearts per Wii U. Cioè, un gioco del genere, se ve lo porto in video, ci metto due video per finirlo, probabilmente. Perché le canzoni, non posso metterle in video, mi distruggono. E anche non è molto divertente a livello da vedere, credo. E non riesco a commentare se c'è un ritmo e una musica.
sarà tipo come ho fatto con Chain of Memories, probabilmente in introduzione, tutorial, cutscene, 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 boss finale, se c'è qualcosa del genere. Vabbè, si vedrà. Dopo il Melody of Memory ci sarà Kingdom Hearts 13, A Note to Return potrebbe essere il 13 perché Nomura piace fare le cose con il 13. Perché no, sì. Forse era meglio un gioco in sia che Dance of Iron. Ovvio, però. Ma quindi l'ho reso il mondo segreto di Kingdom Hearts 2 un gioco intero. Vi ricordate quando nei giochi passati abbiamo provato a fare sta cosa e tutti concordano che è la parte peggiore del gioco? Ma se ci facciamo un gioco intero basato su quello? Ottima idea, ottima idea. E non spendere 60 euro per questo gioco e poi vedere le cutscene. Guarda i miei video. Tanto di sicuro lo giocherò. Un po' di DLC di Pokémon, yes. Io di sicuro le guarderò le cazzine. Anche se c'è un gameplay di merda, comunque ormai lo faccio. L'ho fatto per Kingdom Hearts Remind, lo faccio anche per Memory of Melody. Non posso vendere a 60, dai, massimo 40-50. Potrebbe anche essere di meno, cioè, dipende quanto lo ritengono importante e quanti contenuti ci sono al suo interno. Se lo ritengono tipo una cosa secondaria, non a livello di trama, ma a livello di importanza e quantità di contenuti o standard di gioco AAA o del genere, oppure sei tipo un... boh, non lo so, dipende. Sui 25 euro avrebbe già senso. Più di 20 euro è un furto. Massimo 30, diciamo. Anonimo, grazie legato a un abbonamento al russo. Grazie mille. Sora is maestro of maestro, maestro di maestri a caso. Stavo per dire maestro of maestri. Non ha senso. Cos'è questo? È meglio di Futab. Aren't you staring a little too much? This isn't the first time you've seen me in this. Oddio, quanto duro le tette! Mi è venuto essere in mente un meme anche una scena del genere. Quindi se nel prossimo video mi viene in mente c'è una scena del genere da fare. Concordo con Peppo. Peppo è un uomo di cultura. Sa quello di cui parla. Allora, fatemi collegare il controller e iniziamo con Nier. Vi va a voi la live? Oggi abbiamo problemi seri? Cioè, almeno lato positivo di questo gioco qua di Kingdom Hearts è che se proprio vuoi giocarlo, almeno non ti devi comprare un'intera nuova console. È già un passo avanti rispetto al passato. Non devi comprarti un'intera console per giocarlo. C'è qualcosa. In passato ogni gioco devi comprare una console, quindi. Poi la gente si lamenta che tipo Pokémon ha il doppio titolo. Oh no, devo comprare questo gioco due volte. Oh no, per giocare un singolo gioco devo comprare ogni volta una console. Allora. Attimo un secondo. Ricambio il titolo e metto il gioco. Sperando che funzioni tutto. Perché l'ho aperto, però. Non so mai. Oh no, ho speso 100 euro per tutti i giochi e ora sono a 20. Pensa a gente che ne ha spesi tipo quasi 1000 dovendo comprare ogni console, quindi. Ora non va al gioco. Sarebbe il calcio nelle palle definitivo. Tutto andato a nero. Ok, per fortuna. Adesso lo vedo. Però tutto si è spento. Su PC dicono abbia problemi. Nier? Non mi ricordo se... ok. Non so se avesse brutte recensioni su Steam.
Ah, perché non vedete? Scusa, eh? Ah. Nier? Ho già provato sta cosa, funzionava. Posso fare forse... Faccio così. No? Ok. Accendo e spengo il gioco. Datemi un secondo. The fuck? Perché ogni volta che spengo il gioco si spengono tutti gli schermi? Scusa, eh? Perché si è visto all'inizio. Poi si è... Ha switchato la schermata principale e lì non si è più visto. Ok, questo si era già visto prima. E se no non c'è però. Perché il gioco è acceso, quindi se no lo sentite. Cioè, ho già testato, funzionava. Stessa cosa. Proviamo a fare un'altra cosa allora. Proviamo... Ok. Quali sono le mie soluzioni al momento attuale? Ho provato pure a settare finestra, dimensioni e tutto dell'immagine, ma non sta cambiando niente. Se faccio così? Nope! Why? Perché? E avviamo il gioco. Provo a mostrarvelo così. Invece di mostrare la schermata, mostro lo schermo del desktop. Si vede? Un po' storto. Ok, adesso è dritto. Ok. Fin qua ci siamo. Questo si vede. Ma perché questo si vede? No. Proviamo un'altra cosa. Thank you.
Proviamo questo. Cioè, perché se non posso... Cioè, mi è arrivata la preoccupazione tipo, ah cavolo, se non è ottimizzato su PC è un problema. Se non riesco a farlo vedere su PC è un problema più grande però. Vediamo se così succede. Non l'ho avviata a schermo intero, l'ho avviata a finestra. Perché non lo giochi su PS4? Perché non volevo prendere su PC. Se posso giocare una cosa su PC, preferisco su PC. Perché? Guardate attraverso il computer, vedete che c'è scritto Nier Automata sullo schermo? Vedete che c'è scritto Nier Automata? Io ce l'ho lo schermo. A me funziona, io vedo le cose. Ma non compare qua per nessuna ragione. Avevo pure provato in passato e funzionava. Azirai, grazie al momento che compare per 2 mesi. Il mio gioco preferito quasi quasi lo rigioco guardando la live. Sì, certo. Perché anch'io riesco a giocarlo. Se faccio così... Non compare? Metti il telefono davanti alla webcam e guardiamo il riflesso. Prova con video schermo e non l'applicazione. Ho già fatto. Lo schermo è questo. Oh! Ok. Psicognome risolve i problemi. Sono tornato alla cosa di prima. Ho fatto così. Sono passato all'altra finestra. Sono ritornato indietro. E stavolta ha funzionato. Le altre volte non andava bene invece. C'è una barra bianca in cima perché sto giocando in finestra però. Qua non compare comunque. La rischio. Ah. Ok. In full screen per qualche motivo lo fa vedere storto. Se faccio così... Così comunque non compare. Ok, così non compare. Posso fissarlo, questo qua, oppure non posso farci niente. Eh? Scusa, un secondo. È 1920 per 1080. Perché per voi è strecciato e compattato? Non lo so. Posso strecciarlo io. Non so se è brutto da vedere. Non so se scende la qualità, però posso farlo io a mano. Perché io lo vedo alla dimensione giusta. Però non lo è. Back to 4 terzi. Why? Ok. Possiamo giocare, vedete bene? Vedete bene il gioco? Perché non ho mai dovuto distorcere l'immagine così. Una mod che si chiama Far Fix Automata Resolution che potrebbe aiutare. E forse è quello.
Nier Automata Strategy Edition. No, quello che vedo io qua, qua sotto, è quello che vedo io allo schermo, eh. Non è strecciata, è la dimensione giusta. Questo gioco non supporta la funzionalità di salvataggio automatico. Scoprirai come salvare nel corso del gioco. Hey, nice. Questo. Yes. Nome utente. Nome utente. Devo scrivere il gravero o devo scrivere una minchiata? No, abbandonati, non voglio farmi spoiler, anche se probabilmente non lo giocherò mai, ma ehi, sempre mi prevenire che qui hai, non ti preoccupare. Un nome strano, devo mettere un nome strano, vero? Firpepoli! Firpupuli! Siamo nella città di Pokémon. Meglio. Con 2P. 2P dove? Firpupoli? Firpupoli? Perché no, non credo sia il nome del protagonista, quindi che vada bene. Credo sia il nome del salvataggio. La difficoltà standard più godibile, forse. Battaglia più dura senza aggancio automatico. Senza aggancio automatico muore con un colpo solo. Non mi sembra una buona modalità per iniziare. Nemici deboli e chip automatici. Hey, nice. È solo salvataggio, ok, sì. Non giochiamo a estrema. Normale, difficoltà standard più godibile, direi questa qua. Un gioco mi dice scegli normale, scelgo normale. Modifiche personalizzate comandi, non ce n'è bisogno. Forse è la più godibile. Non so cosa significasse quel forse, ma forse è la più godibile. Non ne sono sicuro neanche loro. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Okay! This is Command. Your Yorha Squadron, come in! 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary and gather what data you can. Understood. F! Rip! Quella non sta vicenda, siamo morti. Finito. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Oh, oh, okay. Questo è gameplay? Questo è gameplay? Ok. Our HO229 cancellers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Fai fuoco. Oh, ok. Ma ci sono anche sezioni del genere in questo gioco? Non lo sapevo. RT schivata. Ok. Non sono bravo questi qua io. Ok. E ne esplode un altro. Ma scansate, fate così. Attacco pesante. Ok. È una barriera anche.
visible surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Ok, ok. Va bene. Non mi aspettavo che il gioco iniziasse in questo modo neanche lontanamente. Non avevo aspettative su come funzionasse, iniziasse il gioco, ma di sicuro non era questa. Captain, I think. F. Siamo da soli, già. Ok. Operator 6-0. All allied units down. The operation is compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B. We need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Ok. Quindi è per questo che arriviamo in questa zona. Ma perché posso sparare anche in questo modo? Essa Kingdom Hearts, sono le sezioni Gamiship. Why? Ok. Schiva. Perché devi schivare? Nuovo livello? Ok. A cosa mi serviva il livello 1 allora? Cosa ho imparato? Cosa cambia? Cosa cambia? Cosa mi rappresenta? Il gioco non c'entra nulla con questa cosa qua. Non pensavo ci fosse sezioni del genere. È come Kingdom Hearts, che sono punti in cui il gioco non c'entra proprio un cacchio con il resto del gameplay. Oh no. Oh. Ah, qua non fa la barriera. Fa una mega spadata. Oh, non riesco a controllarlo. Easy. Oh, merda. Perché mi vuole far giocare in difficile? Perché mi vuole far giocare in difficile? Ok. Secondo me è difficile che godevamo di più. No, non credo. È stato qualche errore. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Ok. Questo qua dovrebbe essere il gameplay del resto del gioco. Tecnicamente. Come si combatte? Attacco pesante con triangolo. Ok. Ok. Questo qua ti fa il colpo verso il basso. Fuoco. Oh, posso anche sparare. Ah. Ok. Posso colpire pure i nemici da lontano volendo. Ha senso? Cioè, posso attaccare mentre sparo? Sì. Allora perché non dovrei sparare? C'è un limite a quanto posso sparare? Invece di muovere la visuale, eh? Puoi direzionare solo lo sparo invece di mirare la cambiare la visuale. Come faccio a direzionare lo sparo? Non so. Non è vero. Sostante che per il momento il tutto è così. Salve. Rete schivata. Bella schivata. Enemies destroyed. Not quite. Dobbiamo sconfiggere il robot un pochino più grande?
Mi sa di sì. Mi sa che è un po' più grande sto robot. Negative. This enemy is unrelated. Proposal: dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Oh, cosa sto facendo? Stavo schivando. Non so cosa ho schivato, però. Ma posso colpirlo? Posso anche sparargli. Ok. Allora ti sparo. Ok. Cosa sono queste sfere? Cosa mi rappresentano? Lui che spara? Uff. Come faccio a curarmi? Laser communications recovered. Come faccio a curarmi? Posso? È un'opzione? Pod program download complete. Usa programma pod. Ok. Cosa fa il programma pod? Non ho ben capito. Non ho ben capito cosa fa il programma pod, però ho scoperto che posso sparare laser. Il che è sempre positivo in questi giochi qua. Ok. Faraggio più forte, quello lì? Perché c'era anche l'altra schermata. Il frame rate non è il massimo, è vero? Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. Non ci vedi un cazzo. Non ci fai con quella band. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Era quella una navicella che abbiamo utilizzato per arrivare qua? O è un'altra cosa? E abbasso un secondo il volume perché sembra alto. Menu di sistema. Ok. Poi controllerò anche queste cose qua. Però per il momento devo... No, non c'è un modo per curarsi? Spara laser in questo modo. Però non c'ho un modo per curarmi. Intanto ti è andato a dare uno scattino. Sei già full. No, ma prima però non ero full. Left trigger, questo qua. Ah, così si fa. Come mi aggrappo? Oh, ok. Non volevo colpirmi in faccia. Pensavo di dovermi tipo aggrappare con un rampino o roba del genere. Non pensavo di dover distruggere. Tempo di aggiornare il PC? Ma ho detto che sul PC ho utilizzato parecchio male. Però non lo so. Dubito sia colpa del mio computer. B. Non so cosa ho raccolto. Ah, c'è scritto là in basso. Tieni cristallo. C'ho davanti il microfono, quindi non lo vedevo. Non l'avevo notato. Ho utilizzato abbastanza male, sì. Mi è stato detto, però non so com'è di preciso. Mi è stato detto che c'è una mod per casomai mirare il framerate. Nel caso, la prossima volta posso controllare un secondo se posso farlo o meno. Salve. Non posso lockarli, vero? Sa di no. Quali sono le spec del tuo PC? Ci sono nel... in descrizione del canale, se non sbaglio. Se facessi questo, li ho mancati. Bene. Ecco cosa serve la mitragliatrice comunque. Sparare serve a questo, secondo me. A bloccare le sfere che ti fanno male. 10G, 20G. Ok, mi danno soldi i nemici anche. Quindi tecnicamente abbiamo anche un motivo per sconfiggere, non è completamente solo per i livelli. Ma'am, what is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Dammi messa. Oh, la mappa mi è comparata adesso in basso a destra.
Quindi dove mi compaiono le schede di cosa ho guadagnato? Sopra la mappa? Perché se così sarebbe meglio. Tornerebbe più comodo. La mod è far di cui parlavo prima, meglio di cui parlavo prima. Migliora il framerate, ma da problemi su altri giochi su Steam. Cioè? Non la installi al gioco, la installi a Steam? Come funziona? Oh! Ah! Posso fare... scendere piano piano. Un paracadute. Non te li lascio avviare. Cioè, so una mod collegata a Nier, non mi fa avviare gli altri. Mi sembra strano. Ok. Queste fatti qua sono subito stranissime. Come mai ci sono queste fatti qua da subito? Non ho avuto neanche il tempo di evitarmi al stand di combattimento base. Ho già cose del genere. Ma che strano. Super strano. Oh, salve. Ok. Potrebbe andare meglio. È stato mood? No? Non è di sicuro quello lì che ogni tanto fa andare a scatti il gioco. Di base non dà problemi. Soltanto ogni tanto ci sono delle scene in cui dà un pochino più di confusione. Potevo passare anche da qua per caso? Mi sa di... ah, forse. Però qua c'è qualcosa. Fermi tutti. Recupero S. Puoi direzionare i proiettili con il joystick. Oh, è vero. Aha. Non pensavo fosse con il, con l'altro joystick. Ma la first run, sì. Mai giocata a Nier Automata. Non conosco neanche nulla del resto della serie, eh. Cioè, non ho mai giocato a Nier, ma non ho... non ho mai giocato a Nier Automata, ma non ho neanche mai toccato Nier negli altri. Ok. Laxi Hunter, ragazzi, ha voluto comprare per 2 mesi. Ma cos'è sta musica? Posso metterli, posso fargli lo con così? Prima non lo faceva fare, forse perché era una macchina gigante. Con una macchina gigante non mi permetteva di fare lo con, mi sa. Quando sono nemici piccoli puoi farlo. Ah, che cosa carina. Mi posso essere ottimizzato e colpirne uno in questo modo qua. Nel frattempo mirare agli altri? No, posso mirare a lui. Quindi in ogni caso funziona così. Aia. State calmi. Calmi. Ho ritenuto dei punti vita, non so come. Ma ho ritenuto i punti vita. Non puoi ricordarmi di scansare. Avere la schivata sull'R2 mi fa strano. Quanti anni hai fatto su Zelda Breath of the Wild e come le hai giocate? Ne ho fatte 2. Una in live addirittura. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing. Stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. To be it is. Ok. Già qualcosa. Sono un robot con le emozioni che non possono avere emozioni. Oh no. Oh no. So già dove sta andando avanti la storia. C'è qualcosa anche stata qua? Salve. Ecco qua. Ok. Ma ci sono queste sezioni 2D dove devi colpire i nemici in questo modo. Mi fanno di uno strano incredibile. Fa troppo strano. Posso comunque salire qua sopra. Che strano.
il fatto è che non è proprio al 100% in 2D, perché puoi anche muoverti in su e in giù tecnicamente. Quindi è difficile capire dove ti stanno arrivando gli attacchi. Recupero S credo sia un recupero salute. Però non so come utilizzarli. Non so se si attivano in automatico o altro. Cioè, al momento attuale non vedo nulla per utilizzare oggetti di cura. Si allontana, non riesco a colpire con la spada. Vabbè, sconfiggo così. Secondo. Ma non posso entrare? Non posso entrare qua dentro. This place sure is big. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. Ma intuitivi come sono? Intuitivi. The facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. I dialoghi mentre gioco non riesco mai a leggerli per bene. Ok. Non so perché non riesco a leggerli. Faccio fatica a leggerli. Perché anche dall'alto? 1000G. Quanto vale 1000G? Varrà poco, immagino, a questo punto. Vuol dire che i nemici non danno un cazzo di soldi. Ok. Oh, salve. Ah, non riesco. Ok. Aia. Aia. Ok, sono vivo. Sono vivo. Di sicuro almeno con una visuale del genere non hai problemi di... la visuale che si incastra in punti strani. Salve. It's just accessing random nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Ok. Perché infatti stiamo sconfiggendo macchine, mentre noi in caso siamo androidi? Non lo so. Cazzo è sta mossa? Salve. Vorrei prendere l'oggetto qua sopra, se mi fosse possibile. No 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 no. Ok. Colpisci ad aria. Ero pure quelli piccolini adesso. Ok. Ci siamo? Posso andare da qualche parte? Ah, posso andare di qua. Ah, non l'avevo visto. Devo fare una sfida su Mamma Mia 2 che penso che non ti piacerà. Ti do un accenno al titolo. Up and Down. Non voglio sapere. Meno so, meglio è. Ok. Con l'aereo si corre anche. Non è soltanto la schivata, è anche la corsa. Woo. Oh, adesso abbiamo di nuovo la telecamera controllabile. Che strano che da subito all'inizio del gioco ti fa entrare con una sezione da dove spari con la navicella e poi blocca subito la telecamera. E poi introdotti subito tutte le vari tipi di inquadrature e gameplay che puoi fare all'interno del gioco. Salve. Già levato la loro forza. Va bene. Avevano l'armatura, ma non era una buonissima armatura, devo dire. Ok.
ce ne sono altri? Ce ne sono altri, sì. Ok. Salve, boys. C'è già parecchia roba in realtà all'interno del gameplay da tenere a mente. Per fare tutto in modo sensato. Oh, salve! Adesso è diventato così, ma che strano! Lasciatemi in pace. Ok. Esatto, ci sono nemici in questa direzione qua. Me l'aspettavo. Ok, salve. Ce ne sono anche di altri dall'altra parte. Yes. Il gioco è in cosa consiste? Abbiamo iniziato adesso. Consiste in questo. Posso passare? I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere. Che è il nostro obiettivo? Perché siamo venuti qua? Freccia direzionale per le cure. Non l'hanno ancora menzionata, mi sembra. Non so neanche dove si equipaggiano le cure. Probabilmente all'inventario qua. Posso cambiare le armi, ma non... Ho più di un'arma? O sono quelle che ho equipaggiato io al momento attuale? Sì, è quella che ho equipaggiato io al momento attuale. Oggetti curativi sono questi. Li posso equipaggiare in qualche modo? Che brutto il colore del menù. A me piace, è molto neutro. Is that... You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Appunto un mondo tipo post-apocalittico questo qua. Ovviamente. Causato però da cosa? Dovuto a che? Non lo so. Oh my god, birds. Se la risposta è oh mio dio, uccelli, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato qua. Non è proprio il massimo del massimo. Aspetta, perché ci dovrebbe essere un sacco di macchine arrabbiate che ti attaccano in un posto del genere? Credo che sia l'intero plot del gioco, immagino. Ci sono dinosauri e robot anche qui? No, per il momento ho visto soltanto dinosauri... dinosauri. Ho visto soltanto robot piccolini tozzi. Con la testa rotonda. Il mondo post-covid, no, ti prego. Minchia. Questa chest qua non riesco neanche a vederla da lontano. I controlli sono buoni però. Per il momento non ho avuto nessun problema. Forse non è ottimizzato al massimo su PC, però non è ingiocabile. Se posso metterlo meglio ancora per il futuro, volentieri, però non mi sembra ingiocabile. Neanche lontanamente. Faccio questa... There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Mega robot? Mega robot. Oh merda. Sono strozzato. No. Ok. Se miro soltanto a lui va bene. È una buona idea. Nel frattempo lo colpisco da lontano per sicurezza. Non mi voglio avvicinare.
Soprattutto se rischio di fare dei casini giganteschi. Woo! 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 Ok. Non ti va a colpire. Ah, posso pure colpire con questo, giusto? Ah, giusto, c'è pure questa mossa qua. Mi avevo completamente dimenticato. Non fa troppo di più, eh. Non è proprio una quantità di danni mostruosa paragonata al normale, però mi dovrei ricordare di sparare pure con quello. La vita è condivisa tra i due. Ah, davvero? Non posso colpire. Non posso colpire. Pierre, grazie al abbonamento con Prime. Pierre? Pierre? Is that? Quel. Target enemy detected. Sono più che altro le cazzo che vanno a scatti. Stranamente. È questo l'obiettivo? Hello. Non vi siamo un po' presto per un nemico del genere? Attenzione, scritte che non capisco. Ok, grazie. È di livello 6. Come di livello 6? Sto coso gigante è di livello 6. Ma è sfigato. Ma è una pippa. Cosa posso fare? Solo spararli? Oh. Attenzione. Attenzione. Aia. Quanta vita sto coso? Quanta vita sto coso? Devo levargliela tutta? Mi sembra un po' troppa personalmente, eh. Devo dire che mi sembra un po' tanta. Perché se lo prendo di mira non spara dritto? Mentre se faccio io a mano spara dritto. 9S, dammi una mano. Ok. Posso sparare pure così, non devo per forza mirarlo. Non mi torna utile, credo. Ok. Ci ho azzeccato, sapevo cosa fare. Sono preparato. Non è il mio primo rodeo. In realtà lo è, però non glielo diciamo a lui. Dobbiamo essere... bisogna intimidirlo. Ok. Devo continuare a scappare via dal ponte? Deus Ex Machina, ma anni prima. Questo gioco qua dovrebbe... credo... non conosco la lore del mondo creato da Toyotaro. Non so neanche che nome abbia di ufficiale in realtà. Credo prenda piede dopo Drakengard e dopo Nier. Dovrebbe essere il più avanti nella storia del mondo questo qua. Però non conoscendo il resto della storia del mondo, beh. Una mano? Nice. Oh, pensavo fosse spento. Boost! Nine-S! Nine-S! Nine-S black box signal detected. No response to communications. Ok. C'è un segnale sulla scatola nera, ma non sappiamo niente. Si alzerà?
Si alzerà. Già un reperoni? Non credo. La semplice ragione è che... Non so neanche se posso dirlo. Non so se lo sanno tutti a questo punto. Proprio la base del gioco. Però forse è meglio se non la dico comunque. Ok. Ma dove salgo? Ho sparati qua? No. Non dico nulla per sicurezza, sì, esatto. Dove devo andare ora? Ah, devo andare qua. Vai. Salta. Corri. Dato che siamo un pochino troppo da esagerati fare una capriola ogni volta che rivinciamo la scala. E siamo un po' troppo. Ok, no, si sa da subito. Oh, 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 cosa ho fatto? Che cazzo era? Come ho fatto quell'attacco lì? Salve 9S. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! Si va a scatti contro i cazzo. To be... Just go. You shut up too. We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Niente emozioni, hai visto? Niente emozioni. Cazzo, mi danno problemi mentre le altre scene no. È strano. Ok. Sopra c'è 9S però. Dobbiamo sconfiggerlo con sopra 9S. Ma poveretto. Posso proprio rompere questa cosa qua. Biomacchine. Posso girargli attorno? Ah, non l'ho letto. Giovan, grazie mille. Ho sentito il controllo della Peram. Non ho ben capito comunque. Utilizziamo il suo braccio contro di lui? Oh! Oh beh! Non mi aspettavo questo! Interessante!
about bringing the battle to them. R2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. I don't imagine that this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. E speedrun, quanto ci abbiamo messo? Ah, c'è l'altro. Lexan, grazie per voler comprare. Bad ending. Questo è tipo un... ricordo? Just White, grazie al momento con Prime. Questa casa è la mia stanza. Qua ci sono dei macchinari belli. Qua c'è una porta con un segnale strano. Bello, non saprei disegnarlo. Oh. So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now we can... 9S. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Quindi ha fatto il backup dei dati di Rema, non di se stesso. Questo gioco utilizza funzionalità online per condividere messaggi. Vuoi connetterti? Non lo so. Sembra ricordo. No, è dopo la missione. Sì. Salvate progressi? Certo, perché no, dai. Salvali su Firpipuli. Sfirpupuli. Firpipuli anche era bello. Spero non siano messaggi strani e spoilerosi. Dipende. Se sono tipo alla Dark Souls non è un problema. Se sono alla Persona 5 non è un problema. Se sono alla... Super Mario 3D World lo è. 5012 AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end. When the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases.
But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. Alieni dallo spazio che hanno attaccato con biomacchine? Ok. Due B mi sente? Per prima cosa, controlli le impostazioni di luminosità. Ok. Me lo fai fare adesso? Non vedo nulla. Non so se le impostazioni sono buone o sbagliate. Oh. Oh. Solo l'icona destra deve essere visibile. Non so che è successo prima, ma è andato proprio fuori dal... No, no, bene, cominciamo cosa? Non ho confermato... Vabbè. C'è un problema di impostazione alla volta. Che è successo? Cominciamo dalla luminosità. Lo so. L'icona destra... Solo l'icona destra deve essere visibile. Facciamo così. Deve essere un po' visibile anche la sinistra perché non sa mai. Giovan, grazie ai 100 bits. Infatti vado bene questo. Ok, le sembra che possa andare bene? Sì. Ricevuto. Oh, e devo avvisarla che l'intera procedura sarà registrata per i posteri. Ok. Ora passiamo all'impostazione di riconoscimento vocale. Il volume del suo riconoscimento vocale è stato azzerato, il che non va bene. Ora dirò il suo nome, mi faccia sapere se mi sente. Can you hear me? Così va bene. All right. Are we good now? Sì. Quindi prima non lo sentivamo perché non avevamo le impostazioni corrette. Sto bene, non avessi il tono della mia voce mi calma? Sì o no? Perché questa qua è così tanto più esplicativa e descrittiva? Ma erano tutti cloni? Hanno detto che sono androidi. Androidi lanciati sulla Terra per sconfiggere le biomacchine. Quindi per questo hanno fatto un backup della memoria di 2B. O almeno l'ho fatto 9S. Al numero 3, anch'io concordo. Thank you. Anyway, that takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Ok. Autodistruzione attivata. Morning. Nines. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. E se disattivi? Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. I modelli 9S. What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Non posso uscire. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. Or, 2B. Andiamo a controllare. Te che sei? Emporio! Oh! Posso acquistare cose da qua dentro? HUD barra PV. Oh mio dio! HUD onde sonore. HUD da di nemici. Posso comprarmi pezzi dell'HUD? Perché sono un robot e quindi faccio upgrade e posso vedere l'HUD? E quindi questo qua descrive tipo abilità come sarebbe tipo in Kingdom Hearts Scan o roba simile. E li puoi equipaggiare a scelta. Ok. Barra esperienza. Mostra l'icona nell'area dove puoi salvare.
Mostra quantità di danni inferiti ai nemici. Mostra il test della tua distensione attuale. Nasconda automaticamente a Caudin in alcune circostanze. Non comprai nulla per il momento perché non so cosa mi serve e cosa non mi serve. Non so neanche cosa ho e cosa non ho, quindi. Molti li hai già, infatti, per questo non ho comprato tipo lo scan o roba simile. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Questa è. Sono i salvataggi questi qua? Salvataggio veloce. Oh, messaggi. Posta. Ah, posta. Seleziona messaggi presso un punto d'accesso per controllare la posta in arrivo. Responsabile server messaggio di prova. Questo è un messaggio per le verifiche dell'indirizzo email. In caso di problemi con il sistema di posta, contatterò al più presto il proprio supervisore. Nel 5000 d.C. c'è ancora la posta. Le mail proprio. Minchia. Adesso abbiamo gli androidi, abbiamo la guerra contro le biomacchine inviate dagli alieni, però c'è comunque la mail. Non siamo andati molto avanti come specie, devo dire. Se le compro tutte lo schermo pieno. Ma ho detto che puoi soltanto equipaggiare determinate cose sì, alcune cose no, quindi mi sa di no. Questa è la stanza di SSO. Bassa mobilità. Questo è un altro emporio. Con le stesse cose però. Quindi non importa. Posso poi controllare quindi le case degli altri? Oh, salve. Parlano tutti di voi, sapete? È stato fantastico vedere esplodere quel mostro con la scatola nera. Cercate di non esagerare, o rischiate di morire sul serio. Costruirò con cura i dati inviati, quindi caricateli spesso. Possiamo comunque morire in qualche modo, quindi. Come facciamo a morire? Cosa? Oh! Cosa causerebbe? Posso parlarti? È successo qualcosa? Scegli lo stile di combattimento. Oh, ok. Non cambia niente per il momento. Se si bugga il backup, vabbè, rip. Sono androidi, no? Non è un problema. Salve. Perché c'hanno delle chest che posso aprire qua dentro? Recupero M. Che mi dice lei? Soldato Yorha. Qui tutto procede bene. No, non sembra che mi abbia notato. Che vuoi? Non stammi addosso. Ok, scusa. Perché siamo tutti bendati? C'è un motivo? Ci dovrà essere. Oh, un ascensore. Ah, oh, ciao nonno S. Bye bye. Sei andato. Te sei la comandante, vero? Sì. Oh, scusa. Ecco. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. È tutto troppo grigio, non ti preoccupare. Prima o poi usciranno i colori. Perché offline? Non so. Cosa devo fare quindi per uscire adesso? Devo tornare qua in alto e vedere che succede? Premi start e poi ho ti distruggiti. That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Ci sta. Bisogna comprare anche i colori. The hangar's up ahead. Let's go. What? Bisogna comprare i colori? Sei serio? Non è vero, ah ok. Non sarebbe una brutta idea, perché di solito è il contrario. Di solito sono giochi dove tipo puoi sbloccare la modalità retro, dove metti in bianco e nero, roba simile. Ma che nero è solo il bunker. Appena c'avevamo i colori, quindi in ogni caso dovremmo averci equipaggiato come accadde nel caso.
Di nuovo? Hey, 2B. Ok. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. Alright, alright. Ok. Dobbiamo... Hanno inviato noi che siamo i 2B. Sono modelli da combattimento. 2B, you're going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Raffica di missili. Oh! Vabbè. Questo è già interessante. Ah, shit! Ah! Ah, diventa intangibile con quell'attacco lì. Ah. Ah. Aiuto! Ah! Sto facendo schifo. Fatemi scendere, non so guidare sti cosi. Sono a nuovo livello. Me lo sento proprio meritato questo nuovo livello. Ok, salve. No, non due. Non due di sti cosi. Non due di sti cosi. Ok. Ah, posso fare anche così per sparare. Ah, non lo sapevo. Adesso ha più senso. Ah. Si spara così. Atterriamo. Se usi l'attacco pesante puoi distruggere sfere scure. Ah, ok. Ma qua ci sono i colori, infatti. E torno nello spazio. Complimenti. Siamo arrivati adesso alla zona da gioco più normale. Potrebbe essere tipo all'incirca open world anche questo gioco qua. Quindi avere tutto iniziato in quel modo così strano mi faceva proprio particolare. Non posso aprirlo ora. Mi serve un'abilità per spaccare tipo le catene e roba simile. Cioè, sta venendo le meccaniche assurde. Perché? Che problema c'è? Ah, ho visto arrivare una macchinetta rossa. Non mi ero reso conto che era quella di 9S. Ho fatto confusione, pensavo mi stesse attaccando. Rovine città. E chi l'ha rovinata? Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Minimappa. La minimappa situata nell'angolo in basso a destra dello schermo ti mostra le aree circostanti nel punto in cui trovi. L'icona A indica il tuo obiettivo. Permettete di rientrare in quello stesso momento. Ok, così mi compare. Te se ti parlo mi dici niente. Oh, scusa. Te mi dici niente di importante? No, mi fa cambiare lo stile di combattimento. Non mi interessa una cosa. Dobbiamo andare qua sotto? O qua nell'altro palazzo? Qua nell'altro palazzo, probabilmente. Non posso arrivare sopra. Maledizione. Voi chi siete? Corpo Marway. Marui. Face Mac Shooty. Corpi di altri giocatori. Se... Perché qua qualcuno è morto? Se le funzionalità di rete sono attive, sarai in grado di visualizzare i corpi di altri giocatori esaminando questi cadaveri. Potrai effettuare le seguenti azioni. Recuperare il corpo, otterrai temporaneamente tre effetti casuali selezionati in base ai chip che il giocatore aveva con sé. Riparare il corpo, esso ti seguirà per assisterti durante il combattimento, uno al massimo. Ah! Oh! Recupera. Oggetti ottenuti. 340 gold, velocità movimento più 4, incendio più 4, fedente più 4. Ok. Corpo di Dizzy Protein. Cryzilla. Direi che sono nomi da tutorial. Se lo riparo. Mi segue? Ah, fa pure saluto. Ora tu e Dizzy Protein siete alleati. Vieni con me, Dizzy. Aiutami nei miei compiti. Posso scendere qua?
Oh madonna, quanto è alto sposto. Ti dà anche soldi. A questo serve l'online. Quindi giocare online è soltanto delle cose in meno. Non c'è motivo di non farlo. In poche parole. Ah, non posso uscire. Buon tentativo però. Buon tentativo però. Vale la pena provare. Hai visto il nuovo 3 di Kingdom Hearts? Abbiamo visto insieme in live oggi. Ah, non so. Recupera. No, no, è me. Non sono contentissimo al riguardo. Non credo che nessuno sia contentissimo al riguardo. Non uscire da questo palazzo qua, e scendere nel mondo di sotto. Oh, mamma, mi hai fatto cagare addosso. Ti ho visto arrivare dal nulla nel buio. Pensavo mi stessi attaccando. Oh. Ok. Posso scendere anche così? No, non posso entrare. Posso entrare qua sotto? Non posso stare qua sotto. Oh, salve. Alci. Che ci fanno le alci qua? Che succede? Oh, non scappate alci. Non scappate alci. Voglio parlare. Voglio sapere cosa mi dite. Non scappate da me. Voglio parlarvi. Ora che sei calmo, dimmi dove devo andare. Dimmi qual è il mio obiettivo. Non mi risponde. Non mi sembra molto... Ottieni alce. Ho ottenuto un alce. Ho sconfitto un alce, quindi ottengo l'alce. Ha ragione, giusto? Non ci avevo pensato, in effetti. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Ok. Sono nemici e biomacchine che non attaccano. Che è strano, perché sono quelli che invadono la Terra, quindi. Tecnicamente, almeno da quello che ci hanno detto, sono quelli che invadono la Terra. Non mi fido di nessuno qua. Ferro grezzo. C'è pure del crafting per caso? Se devo utilizzare del ferro grezzo per qualcosa? Guardate però che bello. Inizia a pescare. Questo gioco fa cagare del cazzo. Mi rimangio tutto quello che ho detto prima. Fa schifo. Non pescherò mai. E dimmi che la pesca non è importante in questo gioco. Mi prego. Devo entrare qua dentro? Questa qua è l'area in cui c'è tipo l'accampamento o roba simile. Comunque il posto da trovare. Ecco qua. Ma siete umani o macchine? O androidi almeno. Accampamento resistenza. Avo 16 mesi. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Gli alerte coprono sempre le scritte, però. Sei come sempre il primo al nuovo traguardo di mesi. Oh, c'è un segreto qua dietro. Ehi, sono salito qua per nessuna ragione. Esca per animali. Cosa significa esca per animali? Voi siete umani? Fatevi vedere in faccia. Siete umani? Non avete la benda? Però anche gli androidi hanno la faccia, quindi non lo so. La pesca è la funzione principale, direi. Tutti girano intorno a quella. Perché il segreto del gioco è Pesca Simulator Androids Rivalty. Sono pure negozi qua dentro. Sei in unità di Yorha? Vai prima a parlare col capo. Ci sono tante consuetudini da rispettare. Ok, devo parlare con il capo. Chi è il capo? Questo è il capo. Salve, capo. You're number two. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you.
Please feel free to ask them anything you like. La musica è bella, mi sembra un po' alta del resto. Sistema. Impostazioni. Audio. La basso un minimo. Perché sennò quando parlano i personaggi non si sente. Non ho ancora visto la nuova prima, quindi sono parecchi in hype. Quella arriva a 18 mesi però. Manca ancora un pochino di tempo alla fine. Ok, devo parlare quindi con la gente qua attorno adesso. Salve, che mi dici? Mercante di rifornimenti? Scusa, non so parlare con la gente, salto invece. È sempre bello accogliere nuovi clienti. Sei un mercante di rifornimenti della resistenza? Proprio così. Ognuno di questi oggetti è realizzato a mano da parti abbandonate e roba presa dai cadaveri dei nemici. Dai, passiamo agli affari. Come posso esservi utile? Cosa mi vendi? Ah, vendi queste cose qua. Attacco in mischia S. Danni di attacchi a distanza di pod raddoppiati per 15 secondi. Danni con armi raddoppiati per 15 secondi. Questi sono dei bonus temporanei che puoi attivare. 15 secondi sono pochi. Esce per animali e sacca. E mette un profumo che piace molto agli animali. E fa sì che non fuggano. Ok. Vendi chip inseribili? Intendi quegli affarini che potenziano il corpo? Temo di no. Mi piacerebbe tanto vedere vendere i chip inseribili, ma non ho a disposizione i materiali grezzi necessari. Beh, se riuscissi a ottenere quei materiali grezzi, potremmo parlarne. Ma fino ad allora... Ehi, mi è venuta un'idea. E se voi mi procuraste i materiali? Ho una gamba mal messa. Vedete, non posso muovermi più di tanto. Non potresti ripararti la gamba da solo? Con il lavoro che fai... Ah, mi piacerebbe. Ma tutti i nostri componenti sono dedicati allo sforzo bellico. Non posso usarli per me. Spero che sterminiate quelle biomacchine, così tornerò a ballare. Ma fino ad allora mi cercherete quello di cui ho bisogno? Certo. Va bene. Oh, grazie davvero. Allora, mi servono una molla rotta, un ingranaggio piccolo e un circuito rotto. Puoi ottenere dai nemici nelle grandi aree aperta sulla sinistra quando esci dall'accampamento. Target location data obtained. Missione secondaria? Missione secondaria. La missione secondaria è stata aggiornata. Puoi verificare progressi effettuati tramite la scheda missioni del menu di sistema. Ok, quindi mi sa che questi mi daranno anche delle missioni secondarie. Salve. Ehi, tu sei un'unità Yorha, vero? Vuoi sapere di questo copricapo? È un casco anti-onde elettromagnetiche per limitare le informazioni non necessarie. Ah, scherzavo. Allora, qualcosa ti preoccupa? La telecamera mi dà la nausea. Il momento a posto. È stato divertente parlare con te. Vieni a trovarmi quando vuoi. Grazie, signora. Mercante armi. Oh, devi essere un membro della squadra Yorha. Ho sentito cosa è successo. Vendo armi nel caso ti dovesse interessare. Che tipo di armi? Fondamentalmente ricostruisco e riparo cimeli del vecchio mondo. Anche se, a dire la verità, i miei attrezzi sono messi male al momento. Se riuscite a far funzionare il dispositivo di manutenzione in quella scatola degli attrezzi, potrei ricominciare a riparare e vendere armi. È una missione? Sì, ma davvero messo male. È vero! È vero! E come potrei immaginare, le riparazioni sono dedicate, non sono il mio forte. Ti aiutiamo. Davvero mi daresti una grossa mano? A quanto pare il dispositivo di manutenzione è dato in cortocircuito. Probabilmente un carico eccessivo. Penso che 4 gadget complessi potrebbero essere sufficienti per ripararlo. Che cazzo sono sta roba qua? Hai idea di dove posso trovare dei gadget complessi? Si dice che si trovino nelle rovine della città. Ma ho sentito dire che quel posto pullula di macchine incredibilmente aggressive. Ok, altra missione secondaria. Nel menu missioni mi dice tutto oppure... Cioè che se mi spiega ogni cosa... Puoi anche saltare dialoghi tecnicamente. Perché ti spiega tutto qua. Le missioni di Nier fanca, te lo dico. Dici che non è consigliabile giocare fare missioni secondarie? Non volevo salire da sopra. Devo parlare con qualcuno ora? Questo è un punto di salvataggio. Mi ha segnato sulla mappa in un modo differente. Informazioni sulla mappa sbloccate. C'è punto di trasporto. Displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this.
Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Le due missioni sono obbligatorie, le altre puoi saltare anche se non lo consiglio, ok. Quindi questa bisogna farle in poche parole. Punti d'accesso. Il mondo di giochi disseminato di punti d'accesso accuratamente celati che possono essere utilizzati per sbloccare informazioni sulla mappa, sbloccare un'area di salvataggio, una zona bianca sulla mappa, che ti consente di salvare le partite nel menu di sistema, a patto che trovi vicino a un punto d'accesso. Va bene. Se ti batti un punto d'accesso attaccato ai nemici, eliminali tutti per attivare il terminale. Ok, ok. Ha senso come cosa? Quelli sono nemici? Quelli sono nemici. Se ti sparo, ti manco. Fuck, l'ho preso. Ora devo colpirlo. Easy. This must have been quite a mio oggetti. Upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Mm. Pesca un pesce e mangialo. Poi potremmo anche provare giusto per vedere cosa succede, però non mi ispira troppo come cosa. Questa dovrebbe essere appunto la zona ampia alla sinistra del posto dove dobbiamo sconfiggere nemici che ci aveva consigliato l'altro tipo. Quindi proviamo. Dobbiamo sconfiggere questi tizi. Aia. Ha dato una manata incredibile. Tanto combatte pure non 9S. Ah. Non sapevo combattesse anche lui. Aia. Ci sono altri nemici nella zona? Ingranaggi. Richiesta del mercante. Ok. Buono. Ma gli altri sono scappati perché ci dovrebbe essere qualcun altro qua attorno, no? Sono questi? Devo sconfiggere loro anche? Ok. Te che sei? Fuck. Ci penso ogni volta ma sbaglio. Informazioni sulla mappa. Ok, anche se ci sono punti di accesso in cui posso salvare. Falle missioni secondarie, queste sono molto belle, aggiungono molto anche alla trama, alla caratterizzazione dei personaggi. Ok. Se mi piacciono le gioco, se no, se sono proprio una palla che mi fa schifo non le gioco. Dipende. Ok. Ho già fatto la missione del mercante o poi devo fare anche altro per lui? Missioni attivate. Ingranaggi 1. Manca la chiave rotta e il circuito rotto. Ok. Però qua non c'è nient'altro. Magari devi venire qua per trovare gli oggetti. Però non mi sembra ci sia molto altro per il momento. Posso guardare la mappa? Come faccio a zoomare indietro? Devo venire pure qua? Richiesta del mercante di armi? Richiesta del mercante. Ma non c'è altro qua, non mi hanno dato altri oggetti. A meno che non li abbia persi per terra, però non mi sembra. Forse sì. Forse sì. Probabilmente sì. Potremmo averli persi per terra. Yep, li avevo persi per terra. Ok, that's everything the supply trader asked for. Ok. 200 ore di gioco arriviamo. Man, per platinarlo dovrebbe essere 70, quindi non credo sia un problema. The resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Fa subito il culo. Volevo volare oltre. Volevo volare oltre. Te che sei? Ambra. Posso anche tenere dell'ambra. Che mi faccio dell'ambra? A cosa può servire dell'ambra? Ferro grezzo lo capisco. Ambra cosa serve? Salve.
Ah, devo entrare qua dentro. Come lo raggiungo? C'è un'entrata? Qua sotto? Qua sotto. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. Sono meritato. I platini comprendono i trofei nella terza run comunque. Ah sì? Non lo so, era considerato completion in 70 ore. Quindi non lo so, platino fosse diverso. Ok, non so, io cerco comunque anche di continuamente sparare perché non mi sembra una brutta idea, però non so se è consigliato o meno. Ecco, gadget complesso, ce ne servono un 4. Sono questi qua al lato della mappa. La terza run è tipo il doppio della prima e della seconda. Lo so appunto che questo gioco qua dovresti giocare più di una volta, anche per ottenere diversi finali e tutti i contenuti. Giocare una singola volta in Nier Automata in realtà non sarebbe avere tutto, però non so se voglio farlo tipo 7 run. No, 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 non è vero. Ce l'ha messo un altro, ma non lo vedo. Un altro oggetto qua dentro, ma non lo vedo. E questo per caso è volato fuori? No? Non mi manca un gadget? Dovrebbe esserci un altro gadget complesso. Dovrebbe essere nella zona rossa. Però non lo vedo. Per vedere tutti i finali canonici e finire la storia, se finire il gioco tipo 4-5 volte. Nice! Un po' di volte. Ma che cavolo? Non è neanche questo. Se lo vedo dall'alto. Ah! Lo vedo dall'alto. Lo sto mancando? Un gadget, però dove? Dove come? Seme d'albero. Ah, è questo? È questo! Fuck off! Era nascosto dietro la... Let's get these back to the trader. Maledetti. Mi hanno nascosto il gadget complesso dietro il cespuglietto. Ma che cattivi! Ma che cattiveria! Ambra, ragazzi, non c'è da 3 euro. Ogni volta che ho un oggetto con il mio nome mi sembra di far sentire un... mi sento strano e disagio. Voi come vedete? Lo vedete? A scatti il gioco è fluido per voi? Scatta? Anche qua? Io lo vedo perfetto. Me ne sono reso conto adesso. Cioè io non ho problemi. Per me è tipo 60 fps fissi. La grafica del gioco mi piace molto. Come mai? Perché Streamlabs e Nier Automata non vanno d'accordo? Non ho idea. Qua scatta. Cioè per me è sempre fisso, A me soltanto durante le cutscene andava a scatti. E non era neanche troppo. Probabilmente lo vedevo come vedete voi normale. Solo che non è così. È fluidissimo per me. Devo cercare di fixarle le prossime volte, questo è sicuro. Avete trovato i materiali, fantastico!
Ora posso iniziare a migliorare e fabbricare oggetti per voi. Immagino che tu possa usarne un po' per sistemare la tua gamba, vero? No. Perché non ci dici cosa sta succedendo davvero? Vedete, è la gamba sinistra che è andata. E la sinistra è quella ancora interamente autentica. Ho riparato questo vecchio corpo centinaia di volte nel corso della guerra. Ho cambiato i miei componenti così tante volte che ho perso il conto. Ma questa gamba sinistra non è mai stata toccata. Quindi se lo dovessi sostituire, cosa accadrebbe? Cioè, sarei ancora io? Oppure... Comunque è un problema mio, non volevo annoiarvi. Presto dovrebbe arrivarmi dal materiale nuovo. Passate pure a trovarmi quando potete. La gamba sinistra è quella sua, non voglio sostituirla perché sennò sarebbe tutto robot. Ok, grazie del premio. Ecco qual è il problema. Credo che bastino per riparare il tuo dispositivo rotto. Allora, che ne dici? Sono tornato all'opera a quanto pare. Mi fa piacere sentirlo. E come? Dopotutto io faccio questo per queste armi per tenere al sicuro i miei amici. Anche se a volte mi chiedo, e se le mie armi facessero solo morire i miei amici più in fretta? Ah, lascia perdere. Fai finta che non abbia detto niente. Torna tra un po', ok? Dovrei avere un po' di roba nuova per te. Sempre, già, prima due cose nel gioco, tutti temi molto leggeri, devo dire, eh? Dobbiamo parlare con lui. Perché salto? Quasi dimenticavo, ti do ancora una ricompensa. Volevo ringraziarti per avermi aiutato e rimettermi in sesto. Quindi ti ho preparato dei materiali di potenziamento. Grazie. Sono anche a livello 6. Vuoi provarli? Ci puoi scommettere. Cosa significa? Ho 18.000 G. Posso mettermi delle altre armi? Non posso confrontarle? Per avere un'idea di come cosa è buono e cosa non è buono? Perché c'è la Doma Bestie. 320-150 d'attacco, combo L2-P2. L2-P2? Oh no, che cazzo significa? Questa è L4-P4, questa è L5-P2. L4-P2 e L5-P2. Spada decorata con i re degli animali. Spada che emana un aro inquietante. Cosa mi rappresenta? Patto virtuoso. L'arma bianca dei samurai orientali, posso utilizzarla per migliorarla. Richiede 5 blocchi erogeniti, 5 pelle animali e 5 cristalli. Vale la pena migliorarmi la spada base? Direi di sì. Leggere e pesanti. Ah, quanto è leggera e quanto è pesante? O la forza di attacchi leggeri e la forza di attacchi pesanti? Mi sa che la forza di attacchi leggeri. Non è molto intuitivo, però. Ok, adesso mi richiederebbe... Piastra ammaccata, lega di titanio, cavo reciso e le ambre. Ok. Posso anche vendere gli oggetti che ho da parte. Tipo anche il ferro grezzo, volendo. Ok. In questo caso gli HD che ho equipaggiati. Barra PV, barra ABL, barra dati nemici. Ok. Credo che le cose base del gioco le terrò. In questa run qua. Forse sei un esperto per poi elevarti di quelle cose lì, però mi sembra improbabile adesso. Vieni da me così, serve una mano con le armi. Ok. Ma a che ora è disponibile il 10 di Pokémon? Dovrebbe uscire il 18, quindi. No, dovrebbe uscire il 18 o 17. Ma da che esce il 10 di Pokémon? Non me lo ricordo mai. 17. Ah, domani quindi. Io pensavo fosse dopodomani. Parla con Anemone. Ho saltato, scusa Anemone. In effetti avrei anche una richiesta da farti. Ultimamente abbiamo ricevuto numerose segnalazioni della comparsa di biomacchine pericolose nel deserto. È strano e temo che possa indicare un problema più grave e generalizzato. Mi dicono che voi, Yorha, abbiate un buon occhio per i dettagli. Potresti indagare sulle faccende e scoprire tutto il possibile? Yes. Grazie, spero di poter contare su di te. Avviserò i nostri alleati nel deserto del tuo arrivo. Fai attenzione là fuori, d'accordo? Mi piace tra l'altro che le spade volano perché sono tenute su da tipo una magia strana. Non lo so. È tipo 3 giorni che lo chiedo in continuazione. No, non mi rimane in testa, non so per quale motivo. Messaggio? 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult to be. Please make sure you're ready before you go. Sure. Ci fermi domani, dato che ti riesce domani? Dubito, non credo di riuscire a registrarlo e
editare e caricare un video entro domani. O mi sveglio alle 6, però anche lì non verrebbe un buon video. Quindi è improbabile. Devo andare verso il deserto ora? C'è un'altra sezione del gioco che devo andare subito a esplorare? Abbandoniamo la città dimenticata, o come si chiama, e passiamo al deserto? Che DLC? DLC di Pokémon. Esce domani. Schiavizziamo Gabe. Mi sveglio alle 6 di mattina per registrare, così registro Pokémon con gli occhi mezzi chiusi, che non capisco niente, e con un grande commentary, diciamo. Yeah! Ok. Perché fai calci e basta? Ah, ma aspetta, non c'ho lo spadone di prima. Me ne sono appena reso conto. Forse ci ho messo tanto per rendermene conto, però me ne sono reso conto adesso. Scusami, eh. Nell'equipaggiamento delle armi non c'ho due armi adesso. Ho i pugni nell'altra. Ah! L'hai perso alla fabbrica. Ah, infatti. Quindi potevo comprare un'arma dal venditore di armi per equipaggiarla nel secondo slot. Tecnicamente. Un commento del genere lo potrei dire qualche volta. Beh, tipo quando sono in live stanco, stessa cosa. Solo che c'ho la voce più rauca in quel caso, probabilmente. Mi sconfiggo. Sono innocui perché non attaccano, però mi danno soldi. Quindi perché non dovrei farlo? Perché sei? Dove porta? Che esce domani di video, niente. Prendo l'arma pesante? Vale la pena tornare indietro per prendere l'arma pesante? Argento grezzo. Oh! Che è successo? Che si è lanciato? Formazione di mappa. Dovresti ricevere adesso, mi sa. Che senso? Non so, se è lanciato in caduta libera, non so per quale motivo. Non ho cliccato niente di diverso. È perché ho fatto un salto troppo alto? Però non mi faceva neanche fare il glide per scendere. Guarda come corre! Con i tacchi! Hai visto Telegram? No, non ancora. Recupera il corpo, credo. Non so cosa cambia ripara. Ripara, ho visto che ti creava appunto il personaggio accanto, ma poi è subito scomparso, quindi non so. Vale la pena ripararli? Ah. Semi d'albero. Cosa me ne faccio i semi d'albero? Li posso piantare da qualche parte? Posso. C'ho la missione di ritrasformare in verde il deserto? Non entra nella valle. È questa la valle? Che cazzo stai facendo 9S? Come le sali le scale? Ma sai salire le scale normalmente? Devi per forza fare salti strani in mezzo? Perché la mappa mi dice che devo andare in là, però non capisco dove in là. Non so quanto sia più in là. L'utilità di 9S. 9S fa. Attaccava mentre stavamo combattendo prima, quindi combatte anche lui. Cristallo. Posso aprire te? Non posso aprire te. Forse questa è l'entrata in futuro di un'altra zona. Non posso esplorare questo punto qua per il momento.
Telegram solo per i sub per tutti. Il gruppo Telegram per gli abbonati è per gli abbonati, appunto, soltanto per gli abbonati. Sa che ho sbagliato zona. Sa che devo andare molto più a destra prima di scendere in questa direzione qua. Stai fatto un casino. Come fa a scivolare in quel modo? Wow, è un androide, dai. Potrà fare delle scivolate strane. Recuperiamo per il momento. Un po' di denaro, provocazione, aumento PV. Aumento PV mi sa che sarà temporaneo anche nel caso ci fosse. Non credo sia una cosa definitiva per sempre. Propulsore in attacchi, tipo. Diciamo propulsore in attacchi. È una buona descrizione. Qua c'è un'altra zona di salvataggio. Che si trasforma anche in punti teta spot, credo, quindi. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Wonder if there are any huge boars and such too. Ecco perché fa questo colpo in basso così. Perché non c'abbiamo un'arma pesante. Non c'abbiamo lo spadone dell'altra volta. Salve te. Che cacchio sei? Ah, siete voi che sparate. Toh. Perché vogliono spaccare sti cose? Usi il per Xbox. Cosa significa? I chip per equipaggio danno effetti permanenti, PV massimi inclusi. Allora, vediamo sta cosa dei chip. Queste armi. Oggetti. Abilità. Programmi pod chip inseribili. Imposta tipo A. Imposta tipo B. Imposta tipo C. Eh?